Mobile World Congress 2016, siamo qui al booth di Accenture per vedere una delle prime applicazioni su Project Tango, sviluppata da Accenture per Fiat, è il configuratore di auto 3D. Esatto, e qui abbiamo praticamente una Fiat 500. Io sono Matteo Liberti di Accenture Interactive. E questa è la 500, ora l'abbiamo un pochino. Ora il discorso è che dobbiamo spostarci, questo è un demo molto interattivo. Sì. Ah, ok. Quindi praticamente, come vedete, io mi sposto e la macchina si rimane fissa lì, perché la macchina l'abbiamo posizionata in questo nostro showroom virtuale. Questa è una macchina che vedete qui, la Fiat 500 Lounge, a grandezza naturale, quindi scala full scale, diciamo. Quello che posso fare io, posso provare ad aprire lo sportello, eccolo qui. E ora posso magari, ma innanzitutto proverei a cambiare un colore della macchina, andiamo su questo, magari questo rosso, quindi proprio faccio la configurazione della macchina come farei normalmente, diciamo attualmente. Ora ci sono questi website, no? Dove però sono completamente piatti, qui invece l'esperienza è molto più coinvolgente. Quindi gli apro lo sportello e ora vado nella macchina, entro nella macchina. E vedete quindi che la prospettiva cambia, perché la macchina è come se fosse effettivamente davanti a me. Guardate che vedo addirittura le persone si intravedono che sono fuori la macchina, guardate nel finestrino, che sono effettivamente lì. E ora quello che posso fare, mi avvicino alla plancia di guida, al cruscotto, e per esempio posso provare la radio. E quindi non so se sentite anche la radio, abbiamo fatto questo piccolo, diciamo, trovata così. E poi posso continuare a configurare la macchina, quindi posso per esempio scegliere gli interni, e quindi questa tra l'altro è effettivamente la macchina reale, cioè con le configurazioni reali, quindi quello che vedete è esattamente quello che i consumatori, cioè i clienti, possono trovare sul website di Fiat. Ora posso vedere per esempio anche i sedili, e non so se la telecamera riesce a vedere la qualità del 3D, perché sono veramente molto realistici. Mi avvicino un attimo ai sedili. Guardate la qualità, cioè si sembra quasi di toccare il tessuto. E ora provo a cambiare i colori, vedete questa è la versione in pelle. E quindi praticamente ho la mia idea della macchina. Ora provo a girarmi e vado a vedere la parte posteriore dei sedili. Quindi vedete proprio la macchina come se fosse lì. Di nuovo vedete le persone che sono fuori, quindi è veramente molto coinvolgente. E questo pensiamo possa essere un'applicazione interessante sia per chi comincia a fare la configurazione, quindi per il cliente, quindi da casa si può cominciare a configurare la macchina direttamente. Addirittura si potrebbe anche verificare se la macchina è, diciamo, delle dimensioni corrette per il garage, perché chiaramente questa tecnologia permette di riconoscere lo spazio disponibile di fronte all'utente. Ma pensiamo anche che sia un'ottima tecnologia, e ora magari ci spostiamo di nuovo così facciamo vedere la macchina, diciamo, completamente in... Ma pensiamo che possa essere anche una tecnologia, ora provo a spostarla artificialmente, ecco, andiamo in questo virtual reality mode, ma pensiamo che possa essere anche una tecnologia, stavo dicendo, interessante per chi vuole, per nello showroom, perché chiaramente è impossibile avere tutte le configurazioni della macchina presso il concessionario, quindi questa è un'ottima soluzione che permette di rendere al cliente l'idea di quella che sarà effettivamente la macchina che vuole acquistare. E questa è il nostro, una delle prime applicazioni reali con proprio un business attached, con un'idea particolare precisa, che sfruttano questa tecnologia nuova di Google, Project Tango, che sarà lanciata per tutti i consumatori da quest'estate con il primo device di Lenovo. Eccoci qua, sono curioso di provare direttamente anch'io in diretta praticamente questa applicazione per vedere la 500. Allora, prendiamo la 500, la posizioniamo, eccola lì la nostra 500, e praticamente lasciami pure, ce l'abbiamo posizionata, la possiamo riposizionare. Proviamo, perché ora... Sì. Adesso vediamo un po', voglio andare a vedere ad esempio i cerchioni. Poi i rims, se tu fai i rims. Ecco, prova a cambiare i cerchioni. E vedi i dettagli, dei cerchioni. Vediamo anche all'interno praticamente la pinza del freno. È abbastanza incredibile effettivamente come riusciamo
a navigare completamente sull'auto. Basta toccare. Accendiamo le luci. No, solo quelle di sopra, per il momento abbiamo solo quelle. E andiamo anche a vedere se funziona anche quelle dietro. Adesso qua abbiamo il muretto. Sì, quindi la rispostiamo la macchina. La mettiamo un po' qua. Vediamo se riusciamo a metterla lì. Eccola qua. La vediamo, siamo proprio messi dietro. È così, le avevamo accese in realtà, prima non le vedevamo. Ora la vedi proprio. Vedi che si vede addirittura anche nel corso dall'1.8, sì. E proviamo a fare una cosa, entriamo dal baule. Sì. Eccoci qua, siamo all'interno della macchina. Come se fossimo sui sedili posteriori, riusciamo anche a capire appunto com'è la macchina da dietro. Questo lo chiudiamo per avere più visuale. E quindi ci permette appunto di avere una perfetta idea della macchina che andremo a comprare. Appunto, vedete, funziona, possiamo cambiare gli interni. Ed è sicuramente un'applicazione molto interessante e ci mostra proprio Projectango in una delle sue prime applicazioni reali e business, e la macchina è sempre qua, sono sempre qui. Adesso mi metto al posto di guida e parto. Ciao!